Don Tonino Savino, vicario della Forania di Policastro, ha parlato della storia di Pasquale Bailon, patrono dell'Eucarestia, e della peculiarità del popolo di Santa Marina che lo festeggia. In tutta la diocesi non c'è, soprattutto nella zona di Policastro, dove si celebra, se non a Santa Marina, la festa di San Pasquale Bailon. E si vede proprio che questo popolo ha dei santi un po' particolare, come per esempio Santa Marina, ed è unica, cioè nel senso che, come abbiamo detto altre volte, è la santa che ha dato il nome a questo popolo. C'è qualche cosa di particolare in questa gente, ma non perché ci sto io come sacerdote, ma dal primo momento, quando sono arrivato qui nel 1988, ho sempre avuto qualche cosa da percepire in profondità di questa comunità. E quindi anche la scelta di alcuni santi, come per esempio San Pasquale, che poi è il padrono dei congressi eucaristici, penso che questo sia importante, lui era amante dell'Eucaristia. E i padri, anche la Chiesa, l'ha scelto proprio come il padrono dell'Eucaristia. E noi sappiamo che l'Eucaristia è centro e fonte di tutta la vita della Chiesa. E quindi certamente questa gente amava l'Eucaristia e ha scelto anche come esempio, come modello di adorazione all'Eucaristia proprio San Pasquale. Quindi per questo dicevo all'inizio che c'è qualche cosa che si abbina molto, e noi questo lo sappiamo, alla sensibilità del popolo con la scelta di alcuni santi. Voi sapete, quando Papa Francesco oggi ci sta ricordando, ma prima ancora Gesù, questo rapporto proprio anche proprio materialmente come pastorello, no? E tu sai molto bene, sappiamo molto bene di questo segno, ma è anche il richiamo, no? Richiamo all'unità, perché, come dire, la campana è quella che a un certo punto raduna i fedeli sempre per l'Eucaristia, per la celebrazione, oltre scandisce la campana e quindi anche il momento del campanello quando si suona durante l'Eucaristia, ma la campana è quella che scandisce anche le ore, i momenti della nostra vita quotidiana, quindi c'è la lode, l'ave e tutto quanto, quindi è molto legata la fede al suono delle campane e anche dei campanelli. Su questo senso materiale, no, fisico anche, dell'essere pastore, San Pasquale è stato uno che ha sempre cercato non solo anche le persone, quindi ha inculcato anche tanta devozione a quel Gesù Eucaristia.